Senta, qui in Liguria avete trovato la quadra su Bucci, come coalizione siete compatti, però con i giorni scorsi Totti si è tolto qualche sassolino alla scarpa e ha detto che insomma è stato molto solo in questo periodo di difficoltà giudiziarie. Non lo so, noi era solo con noi anche quando stava al governo, non eravamo in giunta, quindi non abbiamo alcuna responsabilità, nessuna, non l'abbiamo certamente lasciato solo perché lui non ci ha voluto in giunta, ma per quanto riguarda gli aspetti giudiziari noi abbiamo sempre avuto una posizione molto chiara, una posizione da garantisti, l'abbiamo detto e ridetto più volte. Non mi pare che sia stato lasciato solo dal centrodestra, assolutamente. Obiettivo di Forza Italia per queste elezioni in percentuale? I sondaggi oggi ci danno a 10, in crescita, io mi auguro si possa arrivare a 13-14%. Ci si aspetta di avere un posto in giunta a differenza dell'ultima giunta? Perché è uno solo. Saremo in giunta con Bucci, assolutamente sì. Questa è una stagione diversa, anche il centrodestra è diverso, c'è una forte presenza di Forza Italia. Noi chiediamo di avere quello che ci spetta, ma adesso stiamo lavorando sui contenuti perché dobbiamo dire ai Liguri cosa vogliamo fare, come intendiamo risolvere i loro problemi, dal problema delle infrastrutture, pensiamo alla Gronda che è un progetto che dovrebbe essere trasformato in realtà ormai da decenni, basta con il partito dei no, ora è il momento dei sì e Bucci è il presidente dei sì, come è stato il sindaco dei sì. Ci sarà un duello, un dibattito, diciamo, in presenza tra voi due o tra tutti i Tra candidati? tutti i candidati, bisogna rispettare tutti i candidati, ci sarà tra tutti i candidati, magari anche più di uno, mi auguro. Domani però vi incontrerete al Salone Nautico, cosa vi stringerete la mano? Ma Vi certamente, racconterete? gli dico anche quale barca vuole se vuole, non c'è problema. Io vado in barca tutti i weekend, l'ho detto ieri in consiglio comunale. E in tutto Magari questo. qualcuno così non capisce bene. Orlando ha anche detto oggi, vi ha punzecchiato, ha Cosa ha detto detto oggi? noi Sentiamo. andiamo in giro per il territorio, andremo per strade, per piazze, Perché noi invece cosa voi, facciamo? Stiamo sotto in ufficio, secondo me? loro si vedono negli hotel. Ma per favore, che la smetta. Sindaco, l'ha più sentito Giovanni Toti da dopo la richiesta di patteggiamento? Non credo, non mi ricordo bene, ma non credo. Tra le cose che ha detto Orlando, cioè per la destra quando era ai domiciliari Toti era un eroe, adesso non lo conosce più nessuno. A me non riguarda, non so cosa dire. Forse un giorno spiegherà come mai il PD ha votato contro il decreto Genova nel lontano 2018. Spiegherà come mai il PD e i 5 Stelle hanno votato contro l'esplosione del ponte, no? La demolizione del ponte attraverso l'esplosivo, 3 giorni prima che succedesse. Questi sono i signori del no, sono quelli che non hanno mai contribuito a fare le cose importanti per questa città e per questa regione. Io mi auguro che cambino, ve lo dico proprio col cuore. Mi auguro che si possa fare un dibattito sulle cose da fare, sulle liste di infrastrutture. A proposito, la Gronda che cos'è? Perché qualcuno ha definito Gronda una cosa completamente diversa. Cioè, ragioniamoci su queste cose qua, non prendiamo in giro la gente. Poi, oltretutto, mi dicono che anche un esponente importante del PD, che forse era anche presidente della regione tempo fa, ha scritto sulla sua chat che questo è il momento di politica, i programmi non servono. Beh, mi dispiace, ma esattamente come andatelo a vedere, tu che sei, tu che la leggi, no? Beh, è vero che ha scritto questo, no? Ecco, quindi guarda, questo è veramente vergognoso nei confronti dei cittadini. I cittadini hanno bisogno di vedere i Vabbè, sul programmi. vostro programma quando pensi che si Beh, tanto l'ho già, potrà da voce l'ho avere. già detto un sacco di cose importanti, comunque arriverà sicuramente la prossima settimana, 10 giorni. Sarà un programma in continuità con quanto è stato fatto Ciao. fino adesso dalla regione o ci sarà qualcosa su cui C'è volete? sempre qualcosa di nuovo, ovviamente, quello che è stato fatto è già stato fatto, gli altri sono cose nuove. No, su Quindi, cui distanziarsi eventualmente. ma io non mi distanzio da nessuno e nello stesso tempo non sono vicino a nessuno. Io faccio il mio lavoro. Non mi tirate per la giacchetta su queste cose che non servono assolutamente a nulla. Senta, il sindaco di Savona l'accusate di essere genovacentrico Anche lui non ha capito nulla del discorso, il problema è che a Savona bisogna lavorare per l'economia e devono imparare a farlo. E devono imparare a farlo, noi gli daremo dei suggerimenti quando sarò presidente della regione su come bisogna lavorare per l'economia della città di Savona. Io sono legato a Giovanni Totti e il mio legame rimane personale da amministratore e con Giovanni Totti abbiamo fatto insieme grandi cose. Questo percorso è iniziato, diciamo, nei primi mesi dell'anno e con Giovanni Totti anche che conosceva,
questo mio percorso, che era voluto per le elezioni europee. Io ho condiviso il documento di Claudio Scajola con altri amministratori locali per sostenere Forza Italia alle europee. Giovanni Totti era a coscienza di questo, ha condiviso la mia strada, un percorso che poi ha avuto un'evoluzione. Io ho passato molti anni della mia vita in Forza Italia, ho avuto la tessera per 25 anni e ritengo che in questo momento storico Forza Italia possa rappresentare all'interno del centrodestra, anche grazie al lavoro che sta facendo Tajani, che sta facendo a livello nazionale, un riferimento per quel mondo moderato che io in tutti questi anni, anche da civico, ho sempre rappresentato nel mio lavoro e nelle sedi politiche. Ecco, però lo stesso Toti, diciamo che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa negli ultimi giorni, insomma, ha parlato di una solitudine rispetto alle altre forze politiche del centrodestra. Su questo che qual è il suo pensiero? Ma sono momenti molto difficili quelli che ha vissuto Giovanni, e noi gli siamo sempre stati molto vicini e continueremo sempre ad esserlo. Giovanni, ripeto, è un politico capace, è un ottimo presidente che ha fatto un lavoro eccezionale, questo gli deve essere riconosciuto. Quello che è accaduto a livello nazionale io non posso dire, non posso commentarlo. Quanto c'è di suo nella candidatura di Bucci? Una piccola parte convinta di chi ritiene e riteneva che ci volesse un sindaco che potesse aprire anche al di là del centrodestra tradizionale, perché si potessero prendere consensi sulla persona. La Liguria è piccola, 1,5 milioni di abitanti, ci si conosce tutti, c'è bisogno di valorizzare le persone che hanno più peso e più importanza delle sigle di partito. Bucci è stata una buona espressione, come ce n'erano altre, e ho contribuito in questa scelta e sono lieto di averla fatta. Bucci ha detto oggi da noi che si affiderà molto a lei per questa campagna elettorale, in pratica tutto l'imperiese che lo lascerà in mano. Beh, io non ho bisogno che siano altri a lasciarmi in mano parti di territorio. Devo dire che ho collaborato e sto collaborando, e non soltanto nell'imperiese, anche a offrire candidature che abbiano un buon consenso nel territorio. Ma, ripeto, il mio voto è per la lista di Forza Italia, perché questo è il voto che io ho sempre dato. Ma la cosa più importante è vincere la regione con Bucci. Poi ognuno ha le sue preferenze sui candidati delle diverse liste.